fronte alla morte. Restiamo tutti sempre senza parole. Di fronte a una morte tragica non solo vengono meno le parole, ma viene meno anche il cuore, viene meno tutto. Ma di fronte a questo vuoto che la realtà umana ci lascia, oggi noi siamo qui, in un luogo che ci parla di una presenza che va oltre a noi e che è sempre con noi. Siamo qui celebrando la messa che ci ricorda ogni volta che Dio ci ha voluto talmente bene da voler morire per noi. La messa è sempre celebrare la morte e la risurrezione di Gesù. Stanno al centro della nostra fede questo. E noi oggi siamo qui perché siamo certi che anche per Deborah questa è la realtà. Queste parole di Gesù che abbiamo appena ascoltato sono una roccia su cui poggiare anche il nostro pianto. Non ci toglie le lacrime dagli occhi, nostro Dio, quando perdiamo una persona cara, no? Perché le lacrime sono il segno di quanto l'amore legava le persone. Ma queste lacrime vengono redente da Gesù, proprio da Lui. Cioè prendono un significato più profondo, che va un po' più in là, che va oltre, che raggiunge quel Dio che ha accolto la nostra sorella. Quel Dio che, ci dice Gesù, non vuole perdere nulla di ciò che è venuto al mondo. Perché se ognuno di noi esiste, è perché Dio ci ha amato. E questo amore è un amore che è per sempre. Ci dice Gesù, chi vede il Figlio e crede in Lui ha la vita eterna. E noi siamo certi di questo. La morte, ci dice la liturgia, ci dice la preghiera, è un passaggio. Facciamo fatica a capirlo, questo passaggio. Certo, come ogni passaggio stretto. Ma quante volte dopo un passaggio stretto su un sentiero che si cammina in montagna ci si apre davanti un orizzonte infinito.